Nuggets, benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, prima di fare la missione principale, ovvero questa non sei tu, e presumo che abbia a che fare con qualche nostra conoscenza, andiamo a fare l'ultimo nido che ci rimane. Non so se è effettivamente l'ultimo, ma mi sono sbagliato con il fattore livello. Non è il 48 il mio preferito, ma è il 50. E lo scoprirete quando ci arriveremo. Spero prima della missione principale. Detto ciò, ci vediamo direttamente al nido quando l'avrò finito. Ok, abbiamo finito anche questo nido. E non vedo altri nidi completato, mi dice. Ma non lo so con precisione. No, ne mancano tanti altri. Ok, ne mancano altri 5, però non abbiamo il tempo di farlo, quindi io direi di andare direttamente alla missione principale. Allora, Nuggets, siamo arrivati al palazzone, se non sbaglio. Vicino alla Avengers Tower? Quindi non è la Oscorp. Ma chi potrebbe mai essere? Harry non c'è. Beh, ma c'è qualcosa lì. Ah, ok, è la casa di Harry. Che cos'è? Buon compleanno, Em. Dicono che il tempo guarisce le ferite. Sì. Tutte bugie. Ok. Ogni giorno senza di te fa più male. Beh, ovvio. Se perdessi Harry, io non so cosa farei. Norman. Non è disperato. Devo trovare Harry e salvarlo. Ovvio. Dovrei chiamare MJ e aggiornarla. Lei saprà cosa fare. Purtroppo MJ mi sa che è nei guai, invece. Che schifo. Vai. Sei grande. Eh? Io? Hai centrato in pieno il punto, finalmente. Gran storia, ne parlano tutti. È materiale da caporedattrice. Davvero? Congratulazioni, il tuo primo incarico. Sfornare altri pezzi su così entro domattina. Scalpore, controversie, roba così. Così. Corri a scrivere. Ok, però MJ è più per la verità. MJ, non mi hanno licenziata, anzi mi hanno appena promossa. Ehi, è quello che volevi? Sì, credo di sì. È davvero grandioso. Ehi, senti, è capitata una cosa a Harry. Che succede? Beh, aspetta. Ed Harry ti è venuta. È difficile da spiegare, ma promettimi di starmi lontano, ok? MJ. Ok, ciao. MJ è nei guai perché Harry, ma che diavolo, è arrivato a casa sua. MJ, su MJ, rispondi. Ehi, parla MJ, lasciate un messaggio. Ma perché dovreste? Se è importante, tanto vale scrivermi, no? Ok. Allora, sappiamo benissimo che... Spider-Man, come ti senti? Ansioso, nel panico. Io parlavo di sintomi fisici, dolori, spossatezza. Sì, ma sintomi? Ho esaminato anni e anni di diari di ricerca. Il simbionte fa parte di una... coscienza collettiva. Ne facevo parte anch'io. Facevo è ottimistico. Forse è ancora in te. Cosa? Niente di cui preoccuparsi, ma meglio se vieni al laboratorio per qualche test. Non posso, Doc. È un brutto momento. Devo andare. Ok, interessantissima sta cosa. In effetti, per questo Venom c'è il simbolo di Spider-Man e tutto quanto, anche se è leggermente modificato. Ma... adesso
scopriremo veramente tante belle cose. MJ, dove? Harry. Pete. Sembri teso. Caffè? Dobbiamo parlare. Non sei stufo di dover salvare il mondo ogni santo giorno? Beh, è il suo ruolo. Posso aiutarti? Devi solo concedermelo. Tu non sei così. No. Questo è il vero me. Ok. Amplifica comunque le emozioni il simbionte, eh? Ho finalmente i mezzi per realizzare il nostro sogno. Sì. Ci hai rinunciato. Harry. No. Dobbiamo toglierti quella cosa. Non siamo una cosa. Ok. Non siamo Harry. Noi siamo Venom. Noi. La frase epica. Siamo Venom. Bellissimo. MJ. Non gli fare del male a MJ. Ok. Cosa? Non è MJ, Pete. È qualcuno di leggermente più forte di MJ. Battaglia boss? Mostragli cosa si perde. Ok. Ci dice il nome? Non l'avrai mai! Troppo tardi. Scream, per l'appunto. Ah, che nei fumetti è completamente diversa ed è molto pericolosa. Sono stanca di parlare. Dimenticare conferme. Sì. Da tutti. Confermi. Se parli del tuo lavoro. Oh mamma. Di me. Non del lavoro. O di questa stupida okay. casa. Né di te. Oh, come ti permetti di dire stupida casa, MJ? Stanne fuori! Senti, non posso. Non posso stare fuori. Mamma mia, quanto fa male. Let's go. Sì, un pochettino. Ok, ci siamo potenziati per l'appunto per questa battaglia? No, per... Ok. Sei un simbionte, ricordi? So i tuoi punti deboli. Cavolo. Mamma mia, gli stiamo fa un male. Veramente cane. Bua? Mi dispiace. Ti ho fatto la bua. Oh. Devo stare attento a ciò che utilizzo. Ok. Non posso lasciare MJ così. Ma va. Combatterlo, MJ. Non puoi fermarci. Allora, sta cosa di non puoi fermarci è un'idiozia. Posso fermarti quando voglio. Non ti abbandonerò mai. Ok. Ma va. Vai, let's go. I fulmini. È a tre fasi? Caspiterina, non me l'aspettavo che era a tre fasi. Perché non ti guardi intorno? Questo lo
chiami controllo? No. Il controllo totale! Che cosa mi succede? MJ? Scream è forte. Un po' troppo. Non ascoltare quelle voci! Ti stanno mentendo! Le sentivo anch'io! So cosa provi! Tu sei sempre tutto! Sì, MJ! Ma non sai tenerti un lavoro! O pagare un'ipoteca! Questo è molto cattivo da parte tua! Andrà tutto bene! E quanto durerà? Non lo so! Un solo lavoro per te! Sì, c'hai ragione! No, perché tu mi servi! Ok? Dov'è? Sì, quale? Beh, sì, salvo le vite. Hanno bisogno di me, lo sai. Come farebbe la città senza Spider-Man? Esatto. Sto messa bene grazie a te. Posso risolvere tutto. Lo faccio sempre. Lo facciamo sempre. Esatto. Io vengo sempre dopo. Vivo nella tua ombra. Oh, mamma mia. Let's go. Ma va? Sei un simbionte? Vedi cosa significa essere un simbionte? Cara mia. Sono io. Il superiore. Uno, due. Allora, dopo questo abbiamo un lasso di tempo veramente ristretto, mi sa. Ok. Non devo fare mosse troppo azzardate. Rumori forti. Vediamo. Sì, ma se non riesco ad attaccarla, non riesco a rigenerare le cose. Quindi è un po' difficile i rumori forti farli se non posso attaccarla più di tanto. Capito? Pit? Mi curo per sicurezza. Non c'è bisogno di curarmi a quanto pare. Però in aria l'abbiamo colpita, il che è molto positivo in realtà. 1 e 2. Attacco. Let's go. Su. E seconda fase completata. Ricordi il tuo libro? Non volevi aiutare gli altri? Sì. Beh, Jay, la critica costruttiva comunque fa bene, eh? Non è vero! Se hai aiutato una sola persona, ne è valsa la pena! Brava! Sta combattendo contro il simbionte dall'interno. C'è una forza di volontà. MJ! Io l'ho letto! Mi ha aiutato! Esatto! È doloroso! Ma va? Appunto, servo solo per aiutarti! Beh, già è tanto, no? Per interrompere la mia vita! Perfetto, l'ho messa proprio alle strette, AMJ. Ma posso farlo? Grazie. Consigli, perché hai perso un lavoro, sei al verde! Scrivo articoli ipocriti per un uomo che disprezzo per farti... Non è colpa mia! MJ, calmati, per favore! Comunque è bellissima questa cosa che posso dargli i calci in faccia. Per un uomo che disprezzo per fare felice! È colpa mia! Beh, un pochettino. MJ, puoi licenziarti! Troverò una soluzione! Non mi fido di te! Posso fidarmi solo di noi! No! No! Scusa, MJ! Non è vero, non ti puoi fidare di lei. Fidati almeno di te stessa. Let's go. Ma guarda te, dove si è cacciata? Hai ragione. Vieni qua. Sono stato un egoista. Bravo. Ho preso dalle mie cose. Ti ho ignorato i tuoi problemi. Beh, un pochettino troppo anche. Ok, terza fase completata. Ne manca l'ultima. 4 vite sono un po' una seccatura.
Non ci servi! Ma io ho bisogno di te, invece! Non ci mentire! Pete? Anch'io ho bisogno di te! È una battaglia controversa, ma è bellissimo allo stesso tempo. Come finirà? Sono veramente curioso. Ok, basta. Vuoi solo essere quello forte della coppia? No. Che c'è? Non ti senti più speciale? Cosa? No! Sei più forte di me in mille modi diversi! In effetti è vero. Stai tenendo in piedi da sola entrambe le nostre vite! Scusa, MJ! Ti ho dato per scontata! Ok. MJ non c'è più! E non dire così, Scream! Non è vero! Perché c'è ancora! Io ci credo in lei! La casa! Madonna! La nostra vita! Ti avevo promesso di migliorare e ho fallito! Avrei dovuto ascoltarti! Restarti accanto! Siamo una squadra! Io e te! Sì! Questo è vero! Non è affatto giusto! Che tu soffra per il mio bene! I tuoi sogni! Vieni qui, per favore! Contano quanto i miei! Stai mentendo! No, sei non sta mentendo! Sei importante! Basta! Come faccio a... Ah! Ok! Uno! Let's go! Vai! Se potessi lo farei, ma purtroppo mi servi che sei normale. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, mannaggia, curiamoci perché è fortissima. Ma siamo pazzi? Ok, però ce l'abbiamo fatta, dai. Ma va, che fa male. Ok, vai, 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 vai. 1, 2. Ok, dai, su. MJ, calmati, per favore. Cura, assolutamente. E let's go, l'abbiamo sconfitta una volta per tutte. Come la sconfiggeremo? Che ne sai di cosa vogliamo? Tu sei Mary Jane Watson. Tu vuoi la verità? Vero. Sì. La verità. Ok. Ma rimarrà così? Ho capito quello che fa. Sta cercando di eliminare il simbionte con gli ultrasuoni. Geniale, MJ. Però non l'ha eliminato completamente. Sì. Eccola lì. Stai. Sto bene. Sì. Sto bene. Ce l'hai fatta. Aspetta. Non ancora. Watson, dove sono le mie frittelle di mele? Muoio di fame. John, puoi baciarmi il culo. Io mi licenzio. Watson! Grande MJ. Pensavo che ti avrei perso. Mi sa che mi ero già persa da un po'. E non solo per il simbionte. Ho passato mesi cercando di essere ciò che non sono. Ma ora sei tornata. Bello, ma... Scusa. Ma quella non eri tu. E anche io non ero in me prima. Pete, io... Pete era... Sembrava quasi una coscienza collettiva. Esatto. Ci ho visto te. E Harry.
Lui cercava questa pietra. Ok. Miles è al municipio. No, devi andare. Ti amo. Anch'io ti amo. Oh, che dolce. Gente, Nuggets, è stato bellissimo fare questa boss fight. È giunto il momento di andare e affrontare tutto quanto. Ho chiuso. Grande Mary Jane che ha chiuso con il Daily Bugle. Ehi, hai letto il mio messaggio? Sì. Il municipio è un disastro. Lo sappiamo. Sì, scusa, ma le cose si sono complicate. Leggermente. Dici che è stato Harry? Per forza. L'ho appena visto nel Queens. Ha trasformato MJ in uno di quei simbionti, solo peggio. Molto cosa? Peggio. Sta bene. Se n'è liberata. Più in fretta di me, per fortuna. Secondo Connors ho tenuto la tuta troppo tempo. E ora ce n'è una parte dentro di me. Non scherzavi quando hai detto che le cose si sono complicate. Un passo alla volta. A presto, Miles. Ricevuto. A dopo. Ok. A proposito, Nuggets. Possiamo avere una persona. Peter? Ehi, signora Rio. Morales, è arrivata a casa? Volevo solo assicurarmi che... Stiamo bene, sì. E Peter, non ce l'ho con te. Ma la prossima volta rispondi al telefono. Si fidi. Farò il bravo. Ti conviene. Ora aiuta mio figlio. Ok, abbiamo finito, ma nel prossimo episodio andremo avanti. Non ci stanno più scuse. Pronti? Let's go.